Buongiorno, buongiorno e ben trovati con questa edizione di Mattino 6 del 19 di ottobre 2016, pronti per sfogliare le pagine dei principali quotidiani, soprattutto quelli locali, che daranno molto spazio alla scomparsa ieri del cavalier Giandomenico Di Sante, che è venuto meno dopo una lunga malattia all'età di 80 anni, un uomo che sicuramente ha lasciato il segno non solo a Teramo e provincia, ma in tutta la regione, imprenditore nel settore dei immobili, ma uomo assolutamente importante anche nel mondo delle banche. Per quanto riguarda le pagine nazionali, invece, grande spazio alla visita negli Stati Uniti del Premier Renzi, l'incontro con il Premier degli Stati Uniti Obama. Iniziamo dunque la nostra rassegna, lo facciamo intanto vedendo le prime pagine delle testate locali, partendo dal centro. Ecco qui, siamo con l'edizione aquilana: sfilano 2 milioni ai nonnini in cella. L'Aquila sotto accusa marito e moglie, titolari di una casa di riposo. Poi al centro la fotonotizia, vediamo: tir travolge e uccide un orso marsicano di 120 kg, l'incidente nella notte a Roccarazzo. Questo scatto risale a poco più di 24 ore fa. Poi la protesta chiude l'ufficio caccia e pesca ad Avezzano, centro storico, un cantiere sulle strade della Movida. Il caso Mensa Caritas, nuovi poveri in aumento. E poi di spalla, aveva 80 anni, l'Abruzzo, piange Di Sante, banchiere e imprenditore. In basso, turbativa d'asta, 4 a processo, L'Aquila, Taddei e altri 3 nei guai per gli appalti sui sottoservizi. E poi il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, quel pezzo d'Abruzzo su Marte. Avanti ancora con l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, tangenti, architetto sotto accusa, inchiesta Bussi, perquisite casa e società di un professionista teatino. Medesima fotonotizia al centro, l'abbiamo vista in precedenza. Poi ancora i richiami, il CDA targato Pescara, Ateneo, schiaffo del rettore a città e sindaco. In città per il film, Ferilli blindata nell'hotel di Chieti Scalo. Gli arresti sulla A14, rubano un tir di noccioline, gang in trappola. Avanti ancora con l'edizione Telamana, che ovviamente apre così: addio Di Sante, il presidentissimo, il patron del mobilificio, aveva 80 anni, ha guidato 7 banche e la Camera di Commercio. Poi vediamo qui il corsivo di Antonella Formisani, uno dei veri padri nobili dell'Abruzzo. Al centro, ecco qui una foto proprio del cavalier Di Sante. I richiami di spalla, agenti di commercio da Treviso a Teramo alla laurea in bici. Roccaraso, orso di 120 kg travolto e ucciso di notte in tir. A Sant'Omero rubano farmaci in ospedale, 15 arresti. E poi in basso, rapina al ristorante con botte, Silvi incappucciati aggrediscono e legano la cameriera. Avanti ancora con la prima pagina dell'edizione di Pescara, che apre così: prostitute, cittadini contro i clienti, via De Gasperi, ronde serali in strada per riprendersi il quartiere. Poi i richiami, crack da 6 milioni, bancarotta Toto, 3 imprese sotto indagine, guerra tra presidi, D'Amico contro Bocchia, fango sul liceo classico. Per uno spinello a Montesilvano, inseguimento per 10 chilometri, spari e incidenti. E poi ancora tangenti, architetto indagato, l'inchiesta su Bussi, coinvolto un professionista di Chieti. E ora andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero Abruzzo, prima pagina che andiamo subito a trovare. Rubavano milioni agli anziani, L'Aquila, spariti i soldi di 3 ospiti di Casa Serena, schizofrenici o affetti da Parkinson, arrestati
marito e moglie, rispettivamente direttore e amministratrice della residenza. Sotto la testata Pescara Alessandrini frena la movida in piazza Muzzi, orari più rigidi. Avezzano, summit a Roma, Vesuvius conferma i licenziamenti, 100 operai a casa. Lo sport Pescara, il grande ex Pepe presenta la sfida di Udine, in questo momento dobbiamo badare al sodo. Proveremo a vincere, ma se arrivasse un pareggio sarebbe comunque un ottimo risultato. Di spalla Orso Marsicano investito da un camion e lasciato morire. L'animale trovato agonizzante in strada alle porte del comune di Roccaraso. Anche qui la foto notizia dedicata all'addio al Cavaliere Di Sante, addio a Di Sante, big dell'industria, pioniere della produzione di mobili, città in lutto, la città di Teramo chiaramente. Poi ancora operazione Earthquake, mazzetta fantasma, il PM incassata da un architetto, il professionista si sarebbe spacciato per D'Angelo in modo da poter intascare la tangente a suo nome. Poi ancora ad Atri, domata la rivolta anti-migranti. E ora andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, anche qui ovviamente l'attenzione sulla scomparsa di Gian Domenico Di Sante. Ecco qui, Cavaliere addio, questa l'apertura della città, il lutto, Gian Domenico Di Sante si è spento a 80 anni, c'è anche l'editoriale del direttore Alessandro Misson, giovane dentro. Poi gli altri richiami di cronaca, occhi puntati sui conti del Comune e della Teramo, martedì Consiglio Comunale a Teramo. Sempre a Teramo Rudy, che sta per l'ex assessore Rudy Di Stefano, riaccende la miccia in maggioranza. Alba Adriatica, primarie PD, Viviani sfida Pulcini e Colonnelli, inseguimento folle con arresto lungo la Valfino, Giulianova, tassa turistica differenziata per gli operatori. E poi ancora per lo sport, Teramo Calcio, l'esterno d'Orazio, non si può sempre prendere gol. Ed ora andiamo con le prime pagine delle testate nazionali, iniziamo con il Corriere della Sera, ecco qui riforme, Obama con Renzi, sostegno al sì nel referendum, il Premier, gli USA modello di crescita, visita alla Casa Bianca, Berlusconi rilancia il no e apre a larghe intese su un nuovo testo. Lo sport sotto la testata, Vandanara, Icardi via, no, resterà e San Siro è con lui, Champions, Buffon salva la Juve, Cuadrado la fa volare, sconfitto il Lione. Poi ancora l'editoriale di Dario Di Vico, politiche e famiglie, i numeri fragili del lavoro. Poi in basso, multe a rate senza interessi, assunzioni stabili in caduta. La manovra, ridotti gli incentivi, contratti diminuiti del 33%. E ancora le canzoni di Lucio, mai in uno spot. I veti della vedova di Battisti, la lite con Mogol e le telefonate, a Morandi e Pupo. Avanti con la Repubblica, manovra, la UE prepara il richiamo, il governo nessun condono, lavoro, calano le assunzioni. La fotonotizia, Obama Renzi, abbraccio alla Casa Bianca, serve il sì al referendum, lui deve restare. Ecco qui la visita del Premier a Washington con questo abbraccio tra i due presidenti. La polemica, Gerusalemme è la città delle tre religioni, ecco perché l'UNESCO sbaglia. Sotto ancora, mamma telecamera, ora entra negli asili, oggi il voto alla Camera. E poi ancora, pene dure agli sfruttatori, via i caporali dai campi, più dignità per il cibo. Il Fatto Quotidiano, che dà ovviamente una lettura diversa all'incontro di ieri negli Stati Uniti, più licenziati, più poveri e più evasori, c'è da ridere, Casa Bianca, Renzi e da Obama con tutti gli onori. Poi ancora in basso, sempre a commento dell'incontro, dopo la Brexit agli Stati Uniti serve un amico fidato e Barack disse sì
Matteo aveva chiesto il sale. E poi ancora l'inchiesta: Monsignore pagava in cambio di sesso, il cardinale sapeva le prestazioni con giovani bisognosi nello studio del vescovo Oliveri. E poi ancora per Mafia Capitale, guai dem per la falsa testimonianza per l'onorevole Micaela Campana. Avanti ancora con il Messaggero: referendum Obama vota sì, il presidente USA con Renzi e la Casa Bianca, riforme coraggiose che aiuteranno l'Italia, tifo per Matteo, resti a prescindere dal risultato, il Premier USA modello anti-austerity. Roma e Washington, le richieste americane e il rispetto che meritiamo nell'editoriale. Poi ancora sotto la testata: da Montalbano a Wonder Woman, le location dei film promuovono l'Italia. Per lo sport, lo studio, Roma, i cambi di strategia di Spalletti dietro il secondo posto. In taglio medio salari, il governo gela la Raggi, Conti a rischio per gli arretrati, Palazzo Chigi, trovi lei la soluzione sui premi ai 23.000 comunali. E poi ancora Gerusalemme palestinese, la sfida UNESCO, ira di Israele, polemiche per l'astensione italiana. Proseguiamo sfogliando le testate nazionali. Il Tempo: con 100 euro ti portano via la casa, il DDL dei 5 Stelle per utilizzare gli appartamenti abbandonati dopo 18 anni, possibile il riscatto, e l'ANAC manda gli atti in procura per l'affitto senza bando di due immobili del Campidoglio. E poi la fotonotizia: ma quale 1900, la Lazio è nata dopo, nuovo round del derby della storia, ecco le prove esibite dai romanisti. La Stampa: Obama a Renzi, più impegno in Libia, il presidente americano appoggia le riforme del Premier, il sì al referendum vi aiuterà, e la Casa Bianca chiede sforzi militari ed economici per sostenere il governo di Tripoli, patti chiari, amicizia lunga. E poi l'editoriale USA Italia, un'intesa in due mosse, di Stefano Stefanini. In taglio medio, l'INPS: crollano le assunzioni e volano i licenziamenti, più 28%, sanatoria sui contanti, governo sotto attacco, Padoan non è un condono. Avanti ancora con l'Unità: Obama con Renzi, il sì aiuta l'Italia, il presidente USA tifa per le riforme, serviranno per una crescita economica più decisa, il Premier: con la vittoria smantelliamo la burocrazia e saremo più forti per cambiare l'Europa. Avanti con il Manifesto: no weekend, riforme coraggiose, il sì al referendum può aiutare l'Italia, grande endorsement di Barack Obama per Matteo Renzi, che deve restare al suo posto anche se vince il no. Torna l'amico americano proprio nel giorno in cui l'INPS denuncia il disastro del Jobs Act, meno 8% di contratti a tempo indeterminato e più 28% di licenziamenti per giusta causa. In basso appunto c'è questo articolo di Roberto Ciccarelli: Jobs Act, la causa del disastro, meno assunzioni, più licenziamenti, il boom dei voucher. Libero: tuo fa l'americano, Renzi si gode gli Stati Uniti, Obama attacca la UE tedesca su austerity e immigrati e fa una marchetta al Premier alla Casa Bianca. Matteo è esaltato dagli Stati Uniti perché in Italia e in Europa è il più anti-Putin. Poi in basso: follia, vogliono tassare i contanti, Padoan, molti onesti risparmiatori si tengono liquidi, su questa ricchezza vanno pagate le imposte, Boeri con le mance sulle pensioni, buco da 20 miliardi. Ancora andiamo verso la conclusione di questa parte della rassegna: referendum Obama in campo, il sì alla riforma aiuterà l'Italia. E poi ancora nella Gazzetta del Mezzogiorno: Obama in campo per Renzi, referendum, la spinta di Obama, così apre il Gazzettino. Il secolo XIX, Obama a Renzi, più sforzi in Libia. Possiamo concludere qui la parte di questa rassegna dedicata ai titoli delle prime pagine delle testate nazionali. Torniamo ora ai quotidiani locali e ripartiamo dal centro, ecco pagina 8 e pagina 9, quelle appunto sulla regione Abruzzo, e c'è il rischio animali sulle strade, in queste due pagine
viene affrontato appunto l'argomento con diverse sfaccettature. Da una parte un orso fa capolino sulla statale, arriva un tir, investito e ucciso, quindi ci si rifà all'episodio avvenuto poco più di 24 ore fa. E infatti ore 3:15 vicino a Roccaraso il plantigrado di 120 kg trovato semischiacciato sul ciglio della strada, nessuna traccia del mezzo pesante, del suo conducente, sollecitati interventi per la sicurezza. E poi in basso, dissuasori e nuovi limiti, il presidente del parco indica i rimedi necessari nelle strade. E da quest'altra parte un'altra delle emergenze, quelle legate ai cinghiali, e altri due cinghiali finiscono contro un'auto e un pullman, sbucati sulla Lanciano Valle di Sangro e sulla Trignina, sono stati travolti e uccisi, ferita una donna. Confagricoltura contro il Sirente Verino, pensa alla carne. E poi chi paga i danni? Parchi, Regione, ANAS e Province chiamati a rimborsare. Poi possiamo leggere qui alcuni sommari. 3 anni fa un orso bruno marsicano fu investito e ucciso sulla A24 all'altezza del casello di Tornimparte. Sandrino, 33 anni, era fino a ieri l'ultimo orso trovato morto nell'area del parco nazionale. Poi l'altra sera una donna è rimasta ferita alla guida dell'auto dopo che ha investito un cinghiale vicino a Lanciano. Avanti ancora con le pagine della cronaca di Pescara. La difesa del quartiere, prostitute, i residenti cacciano i clienti. In via De Gasperi un gruppo di cittadini scende in strada la sera accanto alle ragazze per non far fermare le macchine. E poi per la cronaca sempre, si butta dal ponte, salvato dai poliziotti, ripreso per i vestiti dei tre agenti che gli stavano parlando mentre era già seduto sul parapetto. Crack, coinvolte tre ditte di Daniele Toto, l'inchiesta sulla bancarotta da 6 milioni di euro della Libra, coinvolte nell'indagine altre due imprese di famiglia fallite. L'ex deputato imprenditore e la finanza cita nel procedimento i casi di Fidelio e Argo. E poi ancora la movida rumorosa, il sindaco in piazza Muzzi, i locali chiuderanno prima. Andiamo avanti, l'inchiesta sulla ricostruzione a Bussi, intascò la tangente sotto falso nome, un architetto di Chieti si spacciò per il tecnico arrestato d'Angelo, ora l'ex dirigente comunale Ciccarini è indagato. La scuola, D'Amico contro Bocchia, ha infangato il classico, la preside del liceo di via Venezia replica la lettera del dirigente dello scientifico, le nostre attrezzature sono a disposizione ma nessuno ce le ha richieste. Poi in basso vediamo grande festa per i 100 anni di Lilletta Angela Guerrieri, la storica prof di Acerbo e Mantonè. Avanti ancora, 1000 commercialisti al voto, Di Michele non si ricandida, il 3 e 4 novembre si rinnova il consiglio, due le liste in gara, sfida Rapino Grossi, il presidente uscente, abbiamo centrato l'obiettivo di semplificare da burocrazia. E poi ancora il Movimento 5 Stelle, il caso Pescara Porto va discusso in consiglio e su questo caso appunto abbiamo realizzato questo servizio. Tutto da rifare o quantomeno da riscrivere. Il parere redatto da un avvocato romano sul caso del cambio di destinazione d'uso della Pescara Porto SRL, richiesto dall'amministrazione di Pescara, dove il comune prevedeva un parco, ora si vorrebbe trasformare gli uffici ottenuti in deroga in appartamenti con una deroga in deroga. Una questione intricata da norme e pertinenze, questa la denuncia del Movimento 5 Stelle. L'esperto appunto lo scorso 30 settembre ha inviato il proprio parere che purtroppo però è ricco di errori che riguardano i riferimenti normativi, le interpretazioni. Infatti si fa riferimento ad esempio, piuttosto che al decreto sviluppo, alla legge 70 del 2004 che riguarda i diritti e doveri dei passeggeri nel trasporto ferroviario, quindi a meno che Pescara Porto non abbia chiesto di diventare una stazione ferroviaria, certamente non è il riferimento esatto. Ci si riferisce poi alla legge regionale 49 del 2012 che riguarda l'accettazione, l'approvazione del decreto sviluppo
sviluppo a livello regionale, legge che il Comune di Pescara non ha mai recepito e per cui a Pescara è una legge che non risulta valida. In più l'esperto ritiene che il cambio di destinazione d'uso non debba essere sottoposto a contributo straordinario, ma essendo invece un permesso rilasciato in variante, il contributo straordinario è certamente dovuto. Il Movimento 5 Stelle innanzitutto chiede che non venga saldata la parcella del professionista, non si prendano decisioni su un tema così delicato, su un parere che è certamente fallato da troppi errori. Il cambio di destinazione d'uso per il Movimento 5 Stelle dovrà essere di competenza del Consiglio Comunale. Resta valido infatti l'articolo 23 ter della 380 che definisce questo caso specifico come una variante sostanziale e quindi di competenza del Consiglio. Proseguiamo con la nostra rassegna, sempre nelle pagine di Pescara, giovani celibi e in fuga. Ecco i rifugiati di Pescara. Il centro accoglienza straordinaria della Caritas nel 2015 ne ha ospitati 198, provengono da 18 paesi, molti non superano i 35 anni e sono già andati tutti via. Andiamo a chiudere con l'area metropolitana. Beffa ASL, bimba diabetica, rimane senza farmaci, la piccola in cura a Chieti e vive a Francavilla. Il distretto sanitario non hanno ciò che prescrive lo specialista dell'ospedale. La mamma parla di un dramma senza fine. Le pagine di Montesilvano seminano il panico per 10 chilometri. Incidente, spari e sorpassi, tre in fuga per uno spinello, rocambolesco inseguimento in mezzo al traffico da Silvia a Città Sant'Angelo, ferito un automobilista, la volante di Atri, arresta il conducente, nei guai i fratelli. E poi dipendenti Tradeco senza stipendi, paga il comune, saldate le mensilità di luglio. L'assessore Cilli, nei prossimi giorni daremo mandato anche per saldare le mensilità di agosto. In attesa sono circa 50 persone che oggi lavorano con lati. Sempre le pagine di Montesilvano e dell'area metropolitana. Come combattere l'obesità per prevenire l'infarto? Montesilvano al via dal 25 ottobre il ciclo conferenze benessere in comune, medici, esperti, nutrizionisti a confronto insieme all'associazione Leggersi. E poi ancora in basso, Pianella, Castellana è un luogo ospitale, la consigliera Giansante no allarmismi sulla questione immigrati. 13 ragazzi ospitati alla Luna, strumenti musicali per i minori stranieri della casa famiglia. Avanti ancora, prescrizioni e assoluzioni per due ex sindaci Vestini. Il tempo cancella gran parte delle ipotesi di reato a carico di De Vico, Farindola e Di Marco Berardino, penne sotto accusa con altri 7 su presunti appalti pilotati. In taglio medio, scuola Giardini, via libera alla nuova sede a Penne. L'amministrazione comunale autorizza la costruzione dell'istituto nel sito di via dei Lanaioli. Proseguiamo con le pagine di Chieti, L'Aquila e Teramo. Qui siamo a Chieti, stop ai guadagni facili, indagati per 5 milioni di fatture false, false vendite per un maxi recupero d'IVA, imprenditore teatino di Pellami e due complici scoperti dalla finanza. Sempre per la cronaca, furti sui tir della 14, due arrestati col carico di nocciole. In basso l'università dà lo schiaffo finale a Chieti, il rettore firma i decreti di nomina del nuovo CDA targato Pescara prima dell'incontro con il sindaco. Pagina dell'Aquila, anziani raggirati, sfilano 2 milioni ai nonnini ospiti arrestati, nei guai marito e moglie, gestori di una casa di riposo di Fontecchio, i soldi investiti in azioni o polizze assicurative. Nel mirino un dubbio testamento di una donna con un lascito alla curia di Teramo. E poi ucciso un buttafuori, fu legittima difesa, omicidio di Tagliacozzo, ascoltato un testimone, il GUP decide si affidare una perizia psichiatrica. E chiudiamo con la pagina di Teramo, addio a Di Sante, un grande teramano, aveva 80 anni, nella lunga carriera ha guidato 7 banche, era capo della Camera di Commercio e di Confcommercio. Qui vediamo alcuni degli scatti nella Camera Ardente che
è stata allestita nella villa appunto del cavaliere. Nella prima foto anche l'abbraccio del primo cittadino Maurizio Brucchi, sindaco di Teramo, alla moglie del cavaliere, alla moglie del cavaliere Di Sante. Vediamo ancora in tanti alla Camera Ardente: cordoglio di politica e imprese ha reso questa terra migliore, quasi tutti ne sottolineano generosità, lungimiranza e attaccamento al territorio e alla sua gente. Il ricordo, uomo d'altri tempi, illuminato, il direttore di Confindustria racconta le sue doti umane e morali. E qui vediamo anche un incontro recente tra Giandomenico Di Sante e Papa Bergoglio. Possiamo fermarci qui per la prima parte di Mattino 6, ora le previsioni del tempo, poi la pubblicità, dopodiché ci ritroveremo per la seconda parte per sfogliare le pagine del Messaggero Abruzzo e della città. Ancora buongiorno e ben rientrati in compagnia di Mattino 6. Riprendiamo dalle pagine del Messaggero Abruzzo. La regione sì ai rifiuti che arrivano da Roma, ma niente inceneritore. Vertice tecnico, verrà impugnato il camino del governo, il pattume della Raggi, l'impianto di Aielli deve lavorare. Il sottosegretario Mazzocca ribadisce: puntiamo sull'economia circolare e sul riuso delle materie. Censiti oltre 500 siti inquinati, programma di interventi da 72 milioni. Teramo e Chieti, le zone più compromesse, individuate anche discariche collegate ad aree industriali dismesse da tempo. E sul tavolo che si è tenuto ieri per parlare di rifiuti abbiamo realizzato questo servizio con le parole del sottosegretario Mazzocca. Piano gestione rifiuti, oggi ultimo tavolo di concertazione. Mazzocca, qual è la situazione? E tra l'altro avete invitato anche le associazioni ambientaliste per fare un po' il punto. Oggi tratteremo prevalentemente due punti. In primo luogo l'ipotesi organizzativa del sistema impiantistico pubblico, di quello anche privato nell'ottica dell'intera governance regionale, ma chiariremo anche alcuni aspetti che devo dire ci hanno ormai interessato nei giorni scorsi relativamente a questo fantomatico decreto inceneritore, su cui noi riteniamo essere pronti a perseguire appunto il nostro programma di teso appunto alla riduzione progressiva dei rifiuti e quindi alla non necessarietà, aggiungo io dannosità, di un impianto del genere in Regione Abruzzo. Con il decreto il governo ha inteso dare uno spadone di Damocle sulla testa delle regioni che per troppi anni evidentemente non sono state al passo con i tempi e devono recuperare il tempo necessario. Noi lo stiamo facendo fin dagli inizi del mandato, investendo sulla rete dell'economia circolare abruzzese qualcosa di come 35 milioni di euro, per 262 interventi attualmente in corso, all'incirca una metà di quelli che il piano prevede nell'arco della sua esistenza, ovvero 2014-2022. E possiamo proseguire. A Tessa, sit-in e proteste contro gli arrivi. Il prefetto: non si può tornare indietro. Corona interviene in consiglio comunale, parroco licenzia una catechista del comitato permanente che non vuole immigrati. E ora andiamo alle pagine su Pescara. Su Pescara Porto decida il consiglio, lo chiedono Sabatini e Alessandrini del Movimento 5 Stelle, che bocciano la relazione del consulente. Troppi errori, non va pagato. La società vuole trasformare gli uffici in appartamenti, i termini per la risposta del comune sono scaduti ieri. Per il dirigente Silveri spetterebbe all'aula discutere della modifica, perché il progetto parte dal produttivo e finisce al residenziale. E poi ancora asse e tangenziale per collegare i porti. L'ANAS studia le soluzioni per D'Alfonso. Tra gli obiettivi del presidente, alleggerire il traffico, alleggerire il centro dal traffico e liberare la Pineta dal
cemento. In basso, medicina, un premio alle eccellenze in provincia, riconoscimento alle equipe mediche coordinate da specialisti abruzzesi. Ancora la cronaca, è un architetto, l'uomo della mazzetta, Ciccarini finse di essere D'Angelo, intascò 5.000 euro e nella società che scrisse il bando per il comune di Bugnara. La posizione del RUP già scarcerato si è alleggerita di molto, ieri in procura ha fornito risposte e chiarimenti al PM di Serio, il professionista è responsabile della progetti PA ed è stato indagato oggi gli altri interrogatori. Poi fallimento Libra, Daniele Toto indagato e creditore, rischia il processo per aver ricevuto 10.000 euro ma è stato ammesso al passivo per 270.000 euro. Ancora il Da Vinci a Piazza Grue, si muove anche il comune. Oggi in provincia nuova riunione per cercare di dare una sede dignitosa agli studenti dello scientifico. Piazza Muzzi, regole e orari più rigidi. Il sindaco Alessandrini cerca un accordo con i residenti. Con l'ordinanza invernale i locali chiuderanno prima. I consigli di Summa, artefice del rilancio di Pescara Vecchia, i problemi si superano con il dialogo a costo di decisioni forti. Il primo cittadino, tutto si risolve lavorando insieme, ma i cittadini aspettano che fissi l'incontro. E anche su questa vicenda abbiamo realizzato questo servizio. Non c'è pace per la questione movida in Piazza Muzzi a Pescara. Se più volte i residenti hanno protestato per ottenere misure di tutela da parte dell'amministrazione comunale, ottenendo presidi con forze dell'ordine per i weekend e la settimana scorsa anche la collaborazione da parte degli esercenti che hanno di tasca propria inserito vigilantes nei locali, un nuovo caso sabato scorso ha riaperto la querela. In questo caso però la presenza delle forze dell'ordine ha garantito l'arresto di chi aveva provocato la zuffa. La questione sembra essere adesso di tipo sociale e non semplicemente amministrativa. Con il posto fisso di polizia municipale nel fine settimana fino alle 4 del mattino, con il posto interforze, appunto coordinato con la questura, i carabinieri e le altre forze dell'ordine, e poi abbiamo aggiunto, grazie all'impegno dei commercianti, la sicurezza privata. Non bisogna dare responsabilità o colpe solamente agli esercenti, è una zona che nel fine settimana è frequentata da migliaia e migliaia di giovani, migliaia di persone, purtroppo esistono, chiamiamoli con il proprio nome, imbecilli che la sera escono non per divertirsi ma per fare dei danni. Più forze dell'ordine, orari ridotti e sorveglianza privata, ma la movida comunque la si guardi sembra non mettere d'accordo chi sceglie di divertirsi e chi invece vorrebbe dormire qualche piano più in su. In settimana integreremo questo pacchetto di provvedimenti con una nuova ordinanza che andrà a limitare gli orari di esercizio sulla piazza stessa. Questo significa maggiore attenzione e maggiori strumenti a servizio delle forze che dovranno poi controllare la zona. Pagine dell'Aquila, sempre sul Messaggero. Abruzzo, sottratti 2 milioni agli anziani malati, due arresti della finanza alla Casa Serena di Fontecchio, si tratta di marito e moglie, direttore e amministratrice. Al momento sarebbero tre le vittime dei presunti raggiri, ospiti schizofrenici o colpiti da altre gravi patologie mentali. Ancora in basso, frattale prosciolto, esco pulito dall'ANCE, il presidente era stato coinvolto nell'inchiesta sui sottoservizi, 4 a giudizio per il mega appalto. Gran Sasso, Forza Italia, spariti i progetti speciali Scindarella e Prati di Tivo, azzurri all'attacco, il parco non li riporta sul suo sito, il deputato Di Stefano presenta interrogazione al Ministero. Sospiri, Di Matteo vuole 32 siti di interesse europeo, Iampieri, la provincia rischia un grave spopolamento. Avanti ancora, sisma, la casa dello studente diventa il memorial di tutti i morti del 2009. Siamo ora nella Marsica, ad Avezzano, Vesuvius conferma i licenziamenti, summit a Roma senza risultati, resta la linea che prevede la chiusura dell'impianto, 100 operai andranno a casa. Nell'azienda El Foundry subentra la nuova proprietà, i cinesi chiedono maggiori impegni sulla produzione.
Siamo ora nelle pagine di Chieti e provincia. Tunnel affidato il progetto, entro Pasqua sarà in funzione. Mancano opere per 500.000 di euro, i ribassi destinati a telecamere e illuminazione, il collegamento pedonale tra Largo Barbella e il terminal degli autobus è atteso da 9 anni. Assessore Di Felice, spingiamo al massimo per concludere i lavori. Poi ancora fatture false per 5 milioni scoperta società fantasma, la finanza denuncia 3 quarantenni, operazioni bluff per intascare indebitamente cifre da record. A Lanciano si accoltella da solo per inguaiare la ex. La procura ha accertato che Camillo Musa, di 35 anni, si era procurato le ferite da solo con una mannaia. Adesso è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della vecchia fidanzata di 21 anni. Lui disse: era diretta a te, picchiato anche un ragazzo che era in discoteca con la donna. Poi le pagine del Messaggero su Teramo: addio a Di Sante, da pioniere a big dell'industria del mobile. Aveva 80 anni, era stato presidente della Banca Popolare dell'Adriatico, il decesso è avvenuto all'ospedale. Camera ardente nella casa a San Nicolò, il suo studio nell'azienda era rimasto privo di fronzoli come il suo carattere, sempre attento. E poi ancora per la comunità era semplicemente il presidente, i funerali domani nella chiesa Madonna degli Angeli. Poi il vagone rotto è causa la stazione per oltre un'ora, i treni in partenza sono rimasti bloccati, traffico impazzito. Sulla costa a Giulianova il bambino ferito è tornato a scuola, era stato colpito con un colpo di matita alla guancia dal compagno di banco e non voleva più stare in classe. Polemiche invece per la presenza di minori nelle case di Di Gennaro, chiesto l'intervento degli assistenti sociali. Intanto il giudice si è riservato di decidere sulla legittimità dei provvedimenti. A Tortoreto chiude ufficio anagrafe, niente soldi per l'affitto, il centro perde anche la sede comunale dopo l'addio delle scuole, tutto trasferito nella sede dell'Arit. E poi ancora in Val Vibrata, furto di farmaci all'ospedale di Sant'Omero, bottino di 50.000 euro, operazione partita dalla finanza di Bologna. E a Roseto l'ex sindaco Pavone che afferma: la città non è sicura. Possiamo lasciare dunque il Messaggero Abruzzo, ci torneremo più tardi per le pagine dello sport, e ora andiamo a vedere le pagine interne della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Chiaramente la prima parte, le prime pagine sono dedicate al lutto che ha colpito la comunità teramana con la scomparsa del cavaliere Di Sante. Ecco qui, con Di Sante Teramo perde un pilastro della comunità. Ieri mattina all'ospedale Mazzini il cavaliere si è spento all'età di 80 anni a causa di un male incurabile. Poi ancora vediamo qui tanti scatti, ecco questa è una foto di famiglia relativa allo scorso mese di febbraio, quando Gian Domenico Di Santa aveva compiuto 80 anni, qui il cavaliere al centro con la moglie e i tre figli, Tiziana, Marcello e Attilio. Ecco qui l'ultima apparizione pubblica a Giulianova lo scorso 16 di settembre. Domani a San Nicolò i funerali del cavaliere, poi questa foto che abbiamo già visto, l'abbraccio alla vedova Margherita Di Febo, l'abbraccio del primo cittadino di Teramo Maurizio Brucchi nella camera ardente. Avanti ancora con gli altri fatti, in particolare nella città di Teramo, occhi puntati sui conti di Comune e Team. Martedì prossimo consiglio comunale, nello stesso giorno scade l'ultimatum dell'amministratore Ranalli. Commissione il mercoledì 26 è convocata la commissione di controllo e garanzia delle opposizioni sul dossierino consegnato lunedì. L'11 novembre in Question Time si discuterà invece sul progetto della funivia per l'Università di Teramo.
Poi ancora l'inaugurazione e taglio del nastro per l'ipogeo con gli stati generali della cultura. Avanti ancora, Rudi riaccende la miccia in maggioranza, l'ex assessore chiede che fine abbiano fatto i fondi recuperati col piano antenne. Avanti ancora, liti in strada, due donne in ospedale, il primo episodio in Piazza Martiri, il secondo a San Nicolò. Tavole da surf ecologiche made in Teramo, l'idea di due fratelli che hanno realizzato i prodotti senza derivati del petrolio. E poi referendum, Matteoli e Baldassarre a Teramo per dire no alla riforma Boschi. Avanti ancora, Armando Di Eleuterio, nuovo presidente del Lance Abruzzo, il costruttore teramano eletto per acclamazione dall'Assemblea. Avanti con le pagine, qui siamo nelle pagine della provincia, dall'Alba Adriatica, Gabriele Viviani, se si torna al voto sono pronto a candidarmi alle primarie del PD, il segretario locale lancia la sfida a Nicolino Colonnelli e Piero Pulcini. Per Viviani gli autocandidati dovrebbero avere il coraggio di confrontarsi. E poi a Sant'Omero tramonta il progetto per la realizzazione della piattaforma di Poggio Morello. Siamo ora a Giulianova, tariffe differenti per la tassa di soggiorno, sarà distinta tra alberghi e camping ma anche per il numero di stelle. In consiglio Antelli e Retco pronti a votare a favore ma a condizione che vengano rimossi gli stalli a pagamento. Per la cronaca, in sette a processo per lo spaccio al ponte di legno, avrebbero gestito un imponente giro di droga, sono accusati anche di estorsione. Folle fuga in auto, arrestato 35enne bloccato dai poliziotti di Atri dopo aver seminato il panico lungo le strade di Silvi. E qui uno scatto che, come leggiamo dalla didascalia, ritrae la fine dell'inseguimento nei pressi di Elice. Proseguiamo, pagina della cultura, spasso nello stato farnesiano d'Abruzzo, due convegni a Ortona e Campri per lanciare il nuovo e antico itinerario turistico. Vediamo ora le pagine dello sport. Dorazio non si può prendere sempre gol, l'esterno valuta l'inizio di stagione, il suo inizio di stagione, posso fare di più. Per l'Albino Leffe ancora in dubbio Carraro, ansia per Jeff, sarebbe Jefferson, domani sarà valutato l'attaccante brasiliano valuterà se ci sarà il recupero per la gara con l'Albino Leffe. Passo indietro, dopo un'estate in gran spolvero, per l'esterno qualche difficoltà in avvio di campionato. Poi in attesa della svolta, il quart'ultimo posto in classifica non lo meritiamo, dobbiamo metterci alle spalle la gara col Venezia e pensare solo a sabato per iniziare a dare una svolta a questo campionato. E poi c'è lo spazio del CSI, nel CSI di Teramo è scoccata una scintilla, Iskra, la cui traduzione dal russo è scintilla, della New Entry teramana, punta sull'aggregazione e sulla vita di gruppo. Abbiamo introdotto le pagine dello sport, allora rapidamente andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina della Gazzetta per poi andare con le pagine dello sport di Centro e Messaggero. Chiaramente la Gazzetta dello Sport dedica il titolo d'apertura alla gara di Champions di ieri sera, questo è il titolo d'apertura, Juve dei miracoli, Buffon superlativo, decide una magia di Quadrado, i bianconeri in 10 espugnano Lione per 1-0. Sotto la testata si parla delle due milanesi, la sorpresa, Romagnoli e i baby e secondo posto dei low cost per il Milan. Sul fronte Inter il ritorno, Brozovic sdoganato, scocca la sua ora. E poi di spalla vai Napoli, se vinci puoi andare agli ottavi, arriva il Beşiktaş, servono i tre punti e un pari a Kiev. Sarri, Gabbiadini deve adattarsi al nostro gioco. Le altre partite, Ranieri e tre,
Filotto, Leicester, Morata, gol, Real a Valanga. E poi il commento di Alessandro De Calò, in particolare sulle parate di ieri sera di Buffon. Gigi è il bello che deve venire. E poi ancora in basso, principessa alla Casa Bianca, Bebe Vio a cena con Renzi da Obama. Sono rimasta senza parole. Questo appunto afferma l'atleta paralimpica, medaglia d'oro appunto alle ultime Paralimpiadi di Rio. E ora torniamo alle pagine di Centro e Messaggero, intanto con il Pescara. Ecco qui sul Centro il grande ex, un po' di pepe sul Pescara. Devo giocare per essere al top. L'attaccante, rispetto alle scelte del tecnico, l'importante è che la squadra faccia risultato. La nostra situazione non è bella, ma basterà poco per cambiare i giudizi. La strada è lunga. Il 33enne romano ha giocato 3 anni e mezzo a Udine e conosce Del Neri. Se segno non esulto, ma l'importante è far gol. C'è il commento di Rocco Coletti, domenica primo crocevia per il futuro. Brian Il Freddo, Cristante torna in Friuli, nessuna emozione. Il centrocampista è nato a 40 km da Udine, sono andato via di casa a 14 anni, allo stadio ci saranno parenti e amici, ma conterà solo fare risultato. Sul Messaggero, anche sul Messaggero trova spazio il grande ex Simone Pepe. Pepe è la partita del cuore. Udinese e Juve sono le squadre che mi hanno dato di più. In Friuli è arrivata la grande svolta della mia carriera. Il Pescara ha tutto per salvarsi, noi proviamo a vincere, ma se arrivasse un pari sarebbe comunque un gran risultato. Ottimismo per Verne, mentre Crescenzi non ce la fa. E allora andiamo anche noi ad ascoltare le parole dell'attaccante Simone Pepe. Simone, parliamo proprio di questa gara di Udine, quella bianconera, una squadra con tantissimi giovani, moltissimi stranieri, un ambiente anche abbastanza caldo con il nuovo stadio, quello di Udine, gara difficile con una formazione che ha messo in difficoltà anche la Juventus. No, sicuramente hanno fatto una buona partita domenica sera, io l'ho vista, sono una buona squadra, hanno tanti giocatori stranieri, per cui comunque è un piccolo vantaggio per noi, perché secondo me per fare bene comunque in Italia ci vogliono sempre uno zoccolo di giocatori italiani, e visto che noi ne abbiamo 4-5 di esperienza, magari qualcuno è anche straniero, però comunque ha tanti anni che è in Italia, e possiamo sfruttare questa cosa. Comunque è una partita che è una partita difficile, speriamo che il Pescara riesca a portare a casa i punti. È una città che mi ha dato veramente tanto, lì ho cominciato a giocare ad alti livelli, lì sono andato in nazionale, lì ho giocato in Coppa UEFA, lì insomma, una città che mi ha dato tanto, una società che mi ha dato tanto, ma è un'accoglienza che è quella che ho sempre avuto in questi anni, mi hanno sempre voluto bene, io ho ricambiato il bene impegnandomi in campo e dando tutto, e penso che questa sia l'accoglienza. Lega Pro sul Messaggero, Dorazio, Teramo, troppi gol presi, Carraro, KO. E parla Dorazio anche sulle pagine del Centro. Dorazio analizza il Teramo: prendiamo troppi gol, il laterale con l'Albino Leffe serve la scossa per dare una svolta al campionato. I biancorossi contano sulla spinta del Bonolis, finora media di 1766 spettatori. Allora ascoltiamo una pillola anche noi della conferenza del difensore teramano Dorazio. Ad oggi nessuna squadra ci ha messo sotto a livello di gioco. Ecco, abbiamo comunque avuto sempre molte occasioni per creare un gol, per creare gol, però è pure vero che da difensore parlo, non si può prendere sempre gol ogni partita. Sicuramente c'è da lavorare molto in questo, da lavorare molto su questo aspetto, perché appunto non possiamo prendere ogni gol. Siamo passati in vantaggio a Venezia, potevamo ecco raddoppiare subito, magari sarebbe stata un'altra partita, però sto a dire questo. Poi ecco, è stata una disattenzione da parte nostra sul gol, poi sugli altri gol, ecco, dobbiamo migliorare questo, ma perché sennò andando avanti così non è possibile che ogni partita ecco, si subisca così facilmente il gol.
Andiamo verso la conclusione di mattino 6, la pagina sulla Serie D del centro, il DS Battisti, l'Aquila ora devi crescere sul piano caratteriale, i rossoblù puntano al terzo successo di fila con la Torres, credo in questo gruppo non c'è bisogno di rinforzi. E poi troviamo una serie di titoli che riguardano le altre squadre, Avezzano, momento negativo, Avezzano è rientrato alla base, l'attaccante, la punta Pollino. E poi a Chieti, Monticelli Chieti si giocherà a Sant'Egidio alla Vibrata. E poi ancora sul fronte San Nicolò, Bisegna, il San Nicolò ora è più equilibrato, e sul fronte Pineto piace Zappacosta, Mauro Pineto, bisogna rinforzare il centrocampo. Manzo va stese a Pesaro per il riscatto, il centrocampista, niente drammi per il KO col campo basso, ci rifaremo. E poi l'ultima pagina dello Sport del centro, basket, Di Cosmo striglia la Proger, con Iesi voglio le vere furie dopo le sconfitte. Chieti e Roseto sono a caccia del riscatto già da domenica, gli Sharks attendono per oggi l'arrivo di Sherrod, sarà in campo contro Imola, e questa è l'incognita per la gara di domenica prossima. In basso, gran finale Pro-Am al Miglianico Golfo, occhi puntati sugli azzurri di Nitto e Pitoni, 27 squadre in partenza. È iniziata la seconda settimana internazionale. Poi il rugby, Troiani, l'Aquila, il gioco è da rivedere, il direttore tecnico è proiettato alla sfida di Roma con la primavera dopo il derby vinto con la Gran Sasso. E sul Messaggero c'è il calcio a 5, il Pescara già vola, ma Colini è prudente, la goleata nel derby non esalta il tecnico, in avvio di stagione ci sono risultati strani, i veri valori si vedranno più avanti, quest'anno ogni partita sarà una battaglia, non ci saranno gare scontate. E poi ancora per il basket, Millina, il Campi capolista non durerà, ma divertiamoci, 3 su 3 finora per la Globo Infoservice Campi, che domenica scorsa ha battuto Torino 77-69. Tornando al calcio, l'Aquila ora si vede la mano di Morge, il DS Battisti analizza il momento positivo dei rossoblù, e per il campionato di eccellenza Montorio esonerato, Marini, panchina affidata a De Feudis. Possiamo chiudere qui la edizione odierna di Mattino 6, vi do appuntamento al TG6 delle 14, delle 19 e delle 23, e con Mattino 6 invece l'appuntamento sarà a domani mattina alle ore 7, grazie a Claudio Di Giacomo in regia e a voi che ci avete seguito. Buona giornata.